Ma allora, un filo conduttore, data la varietà, è il teatro stesso che ancora si rinnova in questa funzione quasi di offrire l'interno di una scatola cranica che mostra agli spettatori pensieri, riflessioni e relazioni con l'antico e con i contesti contemporanei. È un luogo dove lo spettatore comunque può trovare uno specchio ai propri pensieri, e quindi questo credo che sia ancora una natura del teatro in senso generale, ma anche di questo programma portato avanti dall'istituzione Teatro Musica e Eventi all'interno della nostra amministrazione. È una stagione fra l'altro diversificata, per cui ci sono c'è una sezione dedicata a spettacoli più tradizionali, c'è una sezione un po' più curiosa e poi c'è una sezione dedicata più vicina al mondo della ricerca. Fra i più conosciuti vorrei citare Giuliana De Sio, per esempio, un bellissimo ritorno di Giuliano De Sio su un testo di Annibale Rucello, oppure un grande mostro sacro del teatro italiano che viene dall'esperienza della Compagnia dei Giovani di Romolo Valli, che è Umberto Orsini, che riaffronta il gioco delle parti di Pirandello con una sua particolare riscrittura, una sua compagnia giovane, e poi Tullio Solenghi, per esempio, in una rivisitazione del lavoro di Amadeus, che ne so, Alessandro Haber, anche qui in un testo di Schmidt in cui il ruolo della parola è molto positivo, dopo anni in cui si è sempre ritenuto che la parola oramai non comunica più nulla. Una bella regia di Alessandro Gasman su un lavoro di Massini. Insomma, di grandi personaggi ce ne sono, autori molto conosciuti, diciamo così beniamini del pubblico, ma quello che ci dà molta spinta è che si tratti di abbinamenti che siano famosi o non siano famosi. Per esempio ci sono altri personaggi che vengono dal mondo del giornalismo come Beppe Severgnini e Scanzi, come personaggi noti ne troviamo tanti, ma la nostra attenzione è stata quella di un abbinamento che renda credibili il risultato di quei lavori, insomma, con attori che siano credibili in quel ruolo e capaci di destare delle aspettative per cui valga la pena andare a vedere uno spettacolo teatrale dal vivo.